La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta Colpo di Scena di Leonardo Metalli. Colpo di scena. A Valle Crosia, un colpo di scena, a pochi chilometri da Sanremo, c'è il Museo della Canzone e della Riproduzione Sonora. È un treno vero e proprio, lo vedete, dove dentro trovate ogni ben di Dio che riguarda la musica. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà. Signori, Erio Tripodi, 50 anni che raccoglie musica, è il gran burattinaio di questo tempio della musica. Museo della Canzone, della Riproduzione Sonora, perché qui c'è 100 anni. Questo è il primo, un organetto dell'Ottocento a trombe. Sentiamo. Qui è il primo disco. Questo è il primo disco quadrato, siamo sempre nell'Ottocento, qui siamo a metà Ottocento. E qui praticamente il disco incomincia a girare. Questo è l'organetto, eh! E questo è il classico pianino di Napoli, praticamente è stato il primo strumento a far ascoltare tutte le canzoni. Ma era quello con la scimmietta che girava? Scimmietta, sì, c'erano le copille dove c'erano le parole delle canzoni. Questo è praticamente sempre un organetto di Barbarì, qui c'è un disco di metallo, dal cartone sono passati sempre con lo sistema dei fori e poi hanno aggiunto alcuni campanelli che fanno un po' da carillon e c'è un po' questo bisto fra il disco e i suoni del carillon. Qui siamo nel Novecento, tutto un cartone perforato. Qui abbiamo un autopiano, poi andiamo avanti, abbiamo l'organetto di Barbaria, mentre ci sono i martelletti per il pianoforte e per le trombe. Qui invece hanno fatto con le ance di fisarmonica. Qui ci tengo a farvi vedere tutti i chiodini, che praticamente ogni rullo contenevano 10 canzoni, mentre di là ci sono le classiche canzoni italiane napoletane, qui invece praticamente l'antenato dei jukebox hanno aggiunto alcuni strumenti, mettevano nelle sale da ballo e qui ci sono solo mazurche, polche e valzerini. Jukebox a 78 giri, che noi in Europa non abbiamo mai avuti, perché per far funzionare i 78 giri avevamo il giradischi a manovella. È un Wurlitzer questo. È un Wurlitzer. Bravo. A 78 giri, qui c'è un famoso disco degli anni 50, famoso Chitar Bubi. E da Sanremo questo è tutto.